Ciao a tutti ragazzi, spero tutto bene. So che vi avevo promesso i vlogmas, ma ovviamente devo fare le cose a modo mio e quindi i vlogmas ci sono, ma in formato decisamente ridotto, e partono con questo video. Vi porterò a visitare alcuni dei presepi, delle rassegne di presepi che ci sono in giro per il Friuli in questo periodo. E cominciamo con quello che è le lanterne di Natale a Meduno. In realtà sono già passata a vedere qualcosina, a sbirciare, quindi vedrete anche delle riprese di giorno, perché sono passata qui durante la mia pausa pranzo e solo per questo mi merito un bel like. Però non c'è in realtà granché da vedere. Non so se per via del Covid eccetera hanno magari ridotto un pochino. In ogni caso ci saranno dei presepi visibili durante tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio, e la località di riferimento appunto in cui ci sono questi presepi è appunto località Sottomonte, un piccolo borgo che fa, diciamo, da frazione di Meduno, tra Via dei Pastori e Piazza Miani, la piazzetta principale. Qui ci sono già i primissimi presepi, li vedete uno dietro di me, per cui direi che vi beccate il montaggio. Many hours later. Ok, dovreste riuscire a vedermi meglio. Come vi dicevo all'inizio, in realtà non è che ne valga esattamente la pena di venire a vedere i presepi apposta fino a Meduno, però io lo sto facendo semplicemente perché sto lavorando letteralmente a 10 minuti di macchina, forse anche meno. È una rassegna di presepi che appunto è molto sconosciuta, perché nemmeno io sapevo che esistesse, l'ho vista per sbaglio sul sito del Giro Presepi FVG. Potrebbe essere un'ottima scusa per fermarsi qui, magari dopo un'escursione al Monte Valinis, dove c'è anche il punto di decollo per il parapendio, per chi fosse interessato, oppure potete farvela in orario serale prima di passare ad una rassegna decisamente più frequentata e che decisamente merita molto più tempo da dedicarci, come quella di... Ok, dopo il rischio di infarto, come quella di Poffabbro, che peraltro è letteralmente poco lontano. Ci si mette un po' ad arrivarci perché ovviamente si deve fare un bel giro tra i vicoletti, eccetera, però in linea d'aria sarebbe veramente vicinissimo. Per cui io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e commentate se siete contenti del mio ritorno.
Se non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video, soprattutto appunto quelli che arriveranno nel futuro prossimo, perché appunto, come vi dicevo, l'intenzione è quella di girare un po' di presepi nascosti e trasegne di presepi nascosti qui in Friuli. Qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video, come al solito vi dico, have a nice life!